Buongiorno ragazzi, buongiorno, eccoci qua con altre news della bomba, no? Uscita ieri sera, dove ho fatto un video, no? Che parlavo delle dimissioni appunto di Agnelli con lo staff Nedved e Arrivabene. Ci tengo a precisare che per quanto riguarda Cherubini e Massimiliano Allegri, ovvero la parte sportiva, se vogliamo, della Juventus, non si sa nulla, non si sa nulla, quindi per il momento Allegri con Cherubini sono confermati, ma sono usciti due nomi, ragazzi, due nomi nuovi. Uno è il direttore generale e l'altro sarebbe il nuovo presidente della Juventus. Allora, il direttore generale sarebbe Maurizio Scanavino, mai sentito, praticamente. Non l'ho mai sentito io questo signore qua, però praticamente si vede che lui è il nuovo direttore generale della Juventus, è scelto personalmente da Jelka, no? E da Exor. Io nella sua carriera sto qua sinceramente non so cosa abbia fatto. C'è scritto qua su, c'è scritto qua meno su OneFootball, sto guardando, scusate se spio perché non è che sono molto informato su questo qui è un classe 73 che ha avuto una laurea in ingegneria della telecomunicazione al Politecnico di Torino, ha svolto varie attività professionali, consulenza automotiva editoriale, con esperienza all'estero, eccetera, eccetera. Comunque è uno che, vabbè, diciamo che è uno che ha studiato, che è intelligente, però vediamo se poi riuscirà a ricoprire il suo ruolo, che è quello di nuovo direttore generale. E che dire, poi abbiamo il presidente che io penso che sia un presidente traghettatore. Non so quanto possa rimanere questo presidente qua, ma è una mia opinione, ragazzi, è una mia opinione, attenzione, poi magari mi sbaglio, che è Gianluca Ferrero. Gianluca Ferrero, anche lui, ragazzi, è un personaggio che io non ho mai sentito, devo essere sincero, prima di appunto queste notizie qua del nuovo presidente, anche in questo caso Jelka e gli Agnelli, no? Hanno scelto Exor, ha scelto di mettere questo nuovo direttore, questo nuovo presidente, scusate, alla guida della Juventus. Da quello che si trapela, ragazzi, questo qui però è anche un commercialista, ecco. E questa cosa ci deve far riflettere. Perché hanno messo un commercialista, secondo voi, presidente alla Juventus? Perché si vede che qualcosa a livello di bilancio, qualcosa a livello magari di super plusvalenze, eccetera, eccetera, in questi ultimi anni non è andato bene, ragazzi. Non a caso, infatti, la Juventus ha dovuto fare, ripeto, sdoppiamenti capitali negli ultimi anni perché si quotava sempre il rosso, no? Il bilancio era sempre il rosso, ultimamente, quindi Exor ha dovuto fare due aumenti capitali, in poche parole. Quindi penso che sia stato messo anche per tenere a bada i conti, c'è ancora Arrivabene, ma Arrivabene poi se ne andrà. Gli hanno detto di rimanere giusto per svolgere gli ultimi lavori prima di andarsene. E soprattutto, ragazzi, comunque c'è anche da dire che molti dicono che la Juventus sta fallendo. Ora, la verità ancora non è uscita fuori, e solamente col tempo potremmo capire cosa sta succedendo. Una cosa però è sicura: Elkan la Juventus non l'ha venduta. Elkan, gli Agnelli, Agnelli se n'è andato via come presidente, ma la famiglia Agnelli rimane ancora dentro la Juve, perché ragazzi, Exor, Elkan, Agnelli, la Juventus è ancora sotto le loro mani. Adesso Andrea Agnelli non c'ha più potere di decidere, perché non fa più parte, non è più presidente, eccetera, eccetera, ma nel mondo Juve c'è ancora. Gli Elkan ci sono ancora, sono stati gli Elkan a mettere questi nuovi volti qua, a dirigere la Juventus. Quindi la Juve non è in vendita, la Juve non è in fallimento, la Juve non è niente. Cioè, per adesso si è solamente cambiato il CDA e se ne sta costruendo uno nuovo. Poi la verità salterà fuori, vedremo cosa succederà. Vedremo cosa. Io non posso saperlo il futuro, ragazzi. Come non potete saperlo voi, non posso saperlo neanche io. Però per adesso la Juventus rimane comunque a Jelkan, quindi stiamo tranquilli, sicuramente non aspettiamoci un calciomercato di gennaio ricco, perché sarà messo comunque un commercialista, presidente, diciamo, no? A fare queste cose qua è perché a livello di soldi, di finanziamenti e tutto, la Juventus in questo momento non sta bene, quindi non ci aspettiamo un supermercato, perché mercato io penso che non ce ne sia. Dobbiamo
Dobbiamo cercare di buttare giù un po' il conto in rosso. E per quanto riguarda Allegri, si parlava anche di Allegri, ragazzi, che sembra che se ne voglia dimettersi per via del casino che c'è stato, diciamo, no? Ieri per queste vere dimissioni, anche perché ricordiamoci che Andrea Agnelli stesso arriva a tutti i costi a scommettere, no? Sul ritorno di Allegri. Col fatto che adesso non c'è più Agnelli, Allegri rimane scoperto. Io penso che comunque Allegri alla fine abbia la faccia tosta ancora anche di rimanere, anche perché comunque i 9 milioni all'anno non glieli toglie nessuno, perché comunque Elkan è sempre lassù in cima a comandare, e Elkan se c'ha un contratto a 9 milioni per colpa di Agnelli che ha fatto un errore grave a dargli quei 9 milioni, li deve sborsare. Quindi penso che Allegri rimarrà, che Rubini rimarranno. E vedremo, ragazzi, da farsi. Io ripeto, sono due che non ho mai sentito nominare. Uno è un commercialista, l'altro comunque è un laureato. Penso che sia più gente più che di sport per fare inquadrare i conti, eccetera, eccetera. Ma è giusto così perché c'è la parte dirigenziale e c'è la parte sportiva. La parte sportiva è quello che Rubini con Allegri, che a me Allegri non fa impazzire, cambierei pure lui, però finché ce l'abbiamo bisogna tenercelo. E poi c'è la parte dirigenziale, quella alta, che ha fallito e solamente si sono dimessi, a quanto pare sembra neanche per volontà di Elkan, sembra che sia stata una decisione presa da Agnelli stesso con Nedved, perché c'è stata una spaccatura in questi ultimi tempi, e la spaccatura, ragazzi, c'è stata, perché sappiamo l'litigio di Nedved con Agnelli, e con Arriva Bene, hanno discusso parecchie volte sul lavoro della Juventus, su quello che sta facendo Allegri. Nedved voleva la testa di Allegri. Agnelli la testa di Allegri non la voleva perché ci ha scommesso. Si sono create queste spaccature, no? Queste spaccature qui che alla fine hanno fatto sì che hanno visto che la società, una società così in piedi, no? Un CDA così in piedi, con uno che ha muso lungo per una cosa, con uno che c'ha muso lungo per un'altra, non andava più d'accordo. E per il bene, tra virgolette, della Juventus, per il bene, perché poi bisogna vedere cosa ne esce fuori nei prossimi giorni. Ha deciso Andrea Agnelli, ha messo anche una lettera, no, che è uscita anche nel sito ufficiale della Juventus, che ha deciso di dimettersi insieme al suo staff del CDA. Sarà vero o non sarà vero? Non lo so, ragazzi. Sappiamo benissimo che Agnelli in questi ultimi anni, tra plusvalenze, tra conti in rosso e tutto ne ha fatti dei casini. Ne ha fatti dei casini Agnelli, anche per la questione Superlega, si è messa a mezza UEFA contro. Agnelli gli si può dire grazie per i 9 scudetti vinti, per quelle due finali di Champions dove purtroppo neanche una l'abbiamo alzata, però negli ultimi anni veramente ha fatto veramente un sacco, ma un sacco, ma un sacco di casini, che era anche giusto che se ne andasse. Ora, se l'ha cacciato Elkan e Elkan lo ha obbligato a dimettersi, sono ancora contento. Se si è dimesso lui di sua spontanea volontà, sono lo stesso contento, cioè lo si ringrazia. Però ha fatto troppe cavolate, ha fatto troppe cavolate in questi ultimi periodi e quindi non può essere perdonato. E chi dice che comunque è nel centenario della Juventus, è dimessa Andrea Agnelli, è fallimento, la Juve è fallita, va in galera di qua e di là, non capito un cazzo allora, non capito un cazzo perché non potete avere la verità voi come non possiamo avere la verità noi. Cioè non dite cosa la cavolo di cane, che la Juve già va in Serie D, che la Juve va in galera, perché se volete fare i video sfottò fateli e va bene, ma se siete veramente seri... Non potete dirla questa cosa qua perché veramente non c'è nulla, non so nulla io, non sapete nulla voi, non sanno neanche nulla i giornalisti, è una cosa fresca, sono usciti nuovi nomi, aspettiamo a fare sentenze, aspettiamo, perché comunque Elkan centenario, Elkan c'è sempre lassù ragazzi, Elkan non vende la Juventus, Elkan è ancora della Juve, quindi andiamoci calmi, niente, piccoli aggiornamenti ragazzi, volevo farvi sapere un po' chi erano questi due, vi ho letto qualcosina, che uno è un commercialista, il presidente nuovo. Ci sarà un nuovo CDA, ci sarà un nuovo incontro anche, il 27 dicembre se non sbaglio, un nuovo incontro dove si incontreranno tutti per parlare, per discutere, vedremo anche da quell'incontro lì cosa ne uscirà fuori. Io penso che siano traghettatori questi, io non penso che la Juve poi vada avanti con questi, potrebbe anche esserci un ritorno di Alessandro Del Piero, chi lo sa, lo hanno intervistato ieri a un programma lì australiano, così americano. Gliel'hanno detto, tu te ne resti mai alla Juventus, Del Piero la casa Torino l'ha lasciata, non l'ha mica venduta, quindi un domani Del Piero potrebbe anche tornare come presidente, come vicepresidente, fate un po' voi, ma ci sono tante tante soluzioni, ci sono tante, potrebbero esserci tante novità dove nessuno la conosce questa verità però, nessuno, quindi andiamoci calmi. Comunque ragazzi, direi che il video può finire qua. Se vi piace un bel like, mi raccomando, commentate questi due commenti, fate sapere un po' voi cosa ne pensate appunto di questi due nuovi personaggi qui che sono entrati nel mondo Juve. Io ripeto, non li conosco, fatemi sapere voi se
avete una conoscenza più approfondita di questi personaggi qua. E se poi giocate anche su Crociere, iscrivetevi al canale che è importantissimo, non costa davvero tanto. Basta che fate clic su iscriviti, siete iscritti, se costa nulla, mi supporta così. Non se lo fate, vi ringrazio di cuore. Condividete i video con i vostri amici, iscrivete anche loro e attivate anche la campanella notifica, così non perdete i miei prossimi video. Passate sul link in descrizione della Barra di Fusi Channel e al link al mio profilo Twitter. Qui da me che è tutto, fino alla fine è sempre Forza Juve, ora più che mai, perché siamo in un limbo che non si sa esattamente la verità, non si sa nulla, ragazzi, bisogna solamente aspettare e il tempo ci saprà dare risposte. Bella.